Ebbene sì, fermi tutti. Girovagando per il web tanto tanto tempo, ho finalmente trovato il numero di Bene Rodriguez. E non è uno scherzo. Vabbè, forse un po' sì, però ci siete cascati tutti, eh? Ebbene, oggi parliamo di un'applicazione davvero straordinaria che ci permette di creare delle conversazioni fake in una maniera talmente personalizzata che anche il personaggio in questione che andiamo ad animare in questa conversazione crederà che sia vera. E salve a tutti ragazzi e quindi benvenuti in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi parliamo di un'app il cui nome è Conversazioni Fake. Sul Play Store ce ne sono davvero tantissime, però questa l'ho scelta per voi perché è fatta davvero molto molto bene dal suo sviluppatore. Non solo è gratuita, anche se in effetti durante le varie impostazioni che andremo a percorrere all'interno dell'applicazione stessa usciranno una serie di pubblicità un po' fastidiose, questo è vero, però comunque essendo gratuite sul Play Store lo sviluppatore in qualche modo ci deve pur guadagnare e quindi chiudiamo un occhio. In ogni caso Conversazioni Fake è un'applicazione il cui link comunque qui in descrizione del video insieme a tutti i link degli altri miei canali quali Facebook e Telegram qualora vi voleste iscrivere non solo al canale YouTube se non l'avete già fatto ma anche agli altri canali per l'appunto. Ebbene Conversazioni Fake è un'applicazione che ci consente di andare a simulare delle conversazioni vere e proprie di WhatsApp. Simulare in che senso? Simulare non solo, quindi, mediante messaggi scritti. E lo vediamo qui adesso, nello specifico, mediante questa videoclip che ho girato per voi. Ma possiamo addirittura, con una serie di impostazioni personalizzate, andare a modificare quello che è, no, il messaggio in ingresso e il messaggio in arrivo, ovviamente, che possiamo fare con questa persona. Inviare messaggi audio, inviare fotografie, inviare file. E addirittura sono presenti due bottoni in alto come il vero WhatsApp che ci permettono di fare una chiamata o una videochiamata. Qualora voi attivate uno di questi bottoni, parte la chiamata e addirittura iniziano a scorrere i secondi, il che comunque può sembrare un qualcosa di vero, o sbaglio? Ebbene, proprio sì. Infatti, un'altra cosa molto importante di questa applicazione è che ci consente di andare a modificare non solo l'immagine di profilo della persona che andiamo a simulare dall'altra parte, ma anche quelli che sono i dati di accesso, lo stato, addirittura quello che sta facendo il personaggio, cioè se è online, se sta scrivendo e quanto altro. Questa è un'applicazione quindi che mi ha divertito molto perché ho fatto una serie di scherzi prima di portarvela qui sul canale YouTube e devo dire la verità, tutti ci sono cascati. L'applicazione è personalizzabile all'estremo. Quando infine, per esempio, vogliamo andare a creare una nuova conversazione, essa ci dà l'opportunità di creare o una conversazione finta singola o una conversazione finta a gruppi. Ebbene, quindi possiamo simulare quante più cose noi vogliamo. Ovviamente ci vogliono all'incirca 10 minuti per fare tutto nella maniera più corretta possibile, ma se lo scherzo viene fatto bene, ovviamente ci si diverte di più. Qualora non ovviamente vi bastasse simulare tramite WhatsApp delle conversazioni finte, ebbene, potete scaricare un'altra app che non vi mostro adesso ma vi consiglio, che è Yazi. Yazi è scaricabile sempre in maniera gratuita dalla Play Store, è fatta in maniera meno minuziosa su WhatsApp, però ci consente di simulare quelle che sono le conversazioni di Telegram, WhatsApp, Facebook, quindi Messenger e quanto altro. Quindi è un'applicazione un po' più completa sotto una serie di punti di vista, quali social e chat. Ma è meno minuziosa su alcuni particolari, quindi a seconda di quello che volete fare potete scaricare o uno o l'altro. Ovviamente entrambi i link sono qui in descrizione. Quindi ragazzi, se lo scherzo vi è piaciuto e quindi anche il video, vi consiglio di lasciare un bel like al video per farmi crescere un pochettino di visualizzazioni e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ci vediamo in un prossimo video che sarebbe di giovedì e soprattutto ragazzi, buona domenica a voi e famiglia. Ciao!